il Big Bang, din Big Bang, il grande botto. Aldo Cazzullo, potentissimo giornalista del Corriere della Sera, ha intervistato l'architetto Renzo Piano e la fisica Elena Gianotti. E in questa intervista, firmata Aldo Cazzullo, si torna a parlare del Big Bang sul Corriere della Sera. Corriere della Sera, che continua a perdere copie. Tu non ti salverai, Corriere della Sera, sin quando non ti deciderai a prendere un Serafino Massoni come tua firma. E quando il popolo italiano saprà che Serafino Massoni firma editoriali sul Corriere della Sera, il popolo italiano tornerà nelle edicole a comprare il Corriere della Sera. Altro che Aldo Cazzullo. Se io non ricordo male, Aldo Cazzullo è famoso per avere scritto dei libri con dei titoli meravigliosi. Vero, Aldo Cazzullo? È vero che tu una volta hai scritto un libro intitolato "La mia anima sarà ovunque tu sia"? È vero o non è vero, Aldo Cazzullo, che tu hai scritto un libro intitolato "La mia anima sarà ovunque tu sia"? E poi è vero o non è vero, Aldo Cazzullo, che tu hai scritto un libro intitolato Metti via quel cellulare. iPhone 10, gioiello della tecnologia. E adesso tu, in questa intervista a Fabiola Giannotti e a Renzo Piano, c'è punti dentro il Big Bang, vero? È vero o non è vero che c'è punti dentro il Big Bang? Ah, che bello, caro Aldo Cazzullo, inviato a Ginevra. Io questa potente articolata di Aldo Cazzullo ve la metto come link riassunto di questo video. Qua c'è una bella foto dell'architetto Renzo Piano e della bella e brava astrofisica Fabiola Giannotti. E allora, sì, si procede. Indietro nel tempio. Allora, eccolo qua, il Big Bang, l'esplosione da cui è nato il nostro universo, è accaduta 13 miliardi e 800 milioni di anni fa. Sì. Poi al CERN, dove lavora Fabiola Giannotti, al CERN si è risaliti indietro nel tempio sino ad un milionesimo di secondo prima del Big Bang. I fisici hanno capito il come, non il perché. Cosa è successo? Sempre che il massimo fattore esista. Sì. Insomma, Fabiola Giannotti, Renzo Piano, e qua pare che sono tutti d'accordo sul Big Bang. È vero? Tu sei tanto contento, Aldo Cazzullo, vero? Che sono tutti contenti sul Big Bang. Sì, che bello, caro.
Ma che bella questa tua articolata, Aldo Cazzullo. La mia anima sarà ovunque tu sia. Metti via quel cellulare, metti via quel cellulare. Ma che bello, caro, come sei bravo, Aldo Cazzullo, caro, caro, caro. Beh, insomma, allora, vediamo un po'. Preciso che questa potente articolata di Aldo Cazzullo, io ve la metto come link nel riassunto di questo video. Allora, si dà il fatto però, Aldo Cazzullo, che tu dovresti andare a intervistare un altro fisico, capito, Aldo Cazzullo? Tu dovresti andare ad intervistare un altro fisico, caro. Lo sai come si chiama questo fisico, Aldo Cazzullo? Si chiama Guido Tonelli. Guido Tonelli, il quale dice che Guido Tonelli, un grande fisico, dice che l'universo, cioè questo nostro universo qua, che è un cosmo, nasce dal vuoto. Perché? Cioè, l'universo è infinito ed eterno, ma noi conosciamo solo questo universo ordinato, no? Ordinato come è ordinato il nostro sistema solare, il Sole e tutti i pianeti che girano ordinatamente attorno al Sole. Vabbè, ma da dove salta fuori questo universo? Non salta fuori dal Big Bang, Aldo Cazzullo, non salta fuori dal Big Bang. Ormai è il Big Bang, fa parte della mitologia, Aldo Cazzullo. Questo nostro universo ordinato salta fuori dal vuoto perché prima, da sempre, esisteva il vuoto esisteva. E te lo spiega, Guido Tonello, un fisico di fama internazionale. Prima, a Betelgeuse, c'era il vuoto, che non è nulla, il vuoto era caratterizzato da un pulviscolo infinito, un pulviscolo di particelle negative. Poi, col passare del tempio, c'è un tempio infinito. Queste particelle negative hanno dato vita a qualcosa di positivo. Aldo Cazzullo, ma che non lo sai che Hegel ha parlato di immane potenza del negativo? È una delle frasi più celebri di Hegel, l'immane potenza del negativo. Aldo Cazzullo, e invece di perdere tempo a scrivere libri come La mia anima sarà ovunque tu sia, metti via quel cellulare, ma dedicati alla filosofia, per esempio alla filosofia di Democrito. Io ho scritto la mia storia della filosofia, Aldo Cazzullo. Sai che diceva Democrito di Abdera? Tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso, il caso, la necessità. Tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso, della necessità. Vito Aldo Cazzullo, Fabiola Giannotti, l'architetto Renzo Piano, il Big Bang, Corriere della Sera, continui a precipitare verso il basso nelle vendite. Corriere della Sera, svegliati. Prendi Serafino Massoni come tua firma editoriale e ti salverai. Hai preso
Roberto Saviano, hai preso Roberto Saviano, che è stato condannato dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato. Corriere della Sera, hai preso come tua firma Roberto Saviano, il quale Roberto Saviano è stato condannato dalla magistratura italiana in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato Gomorra, sì. Ma prendi Serafino Massoni come tua firma editoriale, Corriere della Sera, e ti salverai, perché quando il popolo italiano saprà che Serafino Massoni è una firma editoriale del Corriere della Sera, e il popolo italiano si precipiterà a frotte nelle edicole a comprare il Corriere della Sera. Ehi là, Aldo Cazzullo, ehi là! Torni a parlarci del Big Bang, ma ormai il Big Bang fa parte della mitologia, Aldo Cazzullo. A te, Aldo Cazzullo, al Corriere della Sera, e a tutti voi, tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni.